che si trova a un'altezza di 60 cm, quindi S0 è 60 cm, ovvero 0,6 metri, e il bambino lancia la palla che arriva a un'altezza di 2,6 metri, sempre da terra, e il problema ci viene di calcolare V0, ovvero la velocità iniziale, e per farlo usiamo queste due equazioni. La prima ci permette di calcolare VB, che è la velocità finale, ovvero quando arriva al punto B, e viene tolta perché comunque quando arriva al punto B si ferma e torna in giù, mentre questa è delta S, che è 2 metri perché è la distanza che c'è dal punto A al punto B. C'è il segno meno perché è un moto uniformemente decelerato, perché va verso l'alto e quindi la velocità diminuisce. E ovviamente abbiamo due incognite in entrambe le equazioni e quindi le ricaviamo con il metodo di sostituzione. Quindi qua ricaviamo V0, che è la nostra vera incognita, anche se per avere V0 dobbiamo avere anche TB, ovvero il tempo che ci mette per andare dal punto A al punto B. E per ricavare TB sostituiamo GTB sulla seconda equazione dove c'era V0, e quindi alla fine ci viene una cosa meno la sua metà, che sarebbe quindi la sua metà, e lasciamo TB, mettiamo TB a sinistra e portiamo il resto a destra come qua, e mettiamo la radice perché TB qua è al quadrato.